Sekiro! Un saluto da Incivile Urbano e un ben trovati a Tarta 4. A me, certo. Vabbè, allora ragazzi, che facciamo in questa puntata? Perché ce lo chiediamo? Esatto, perché partiamo con le parole e non con i fatti? Giustamente uno vedendo il video se lo chiede, no? Certo. Perché dobbiamo andare a percorrere il percorso, scusate il gioco stupido di parole anche. Ripetitivo, direi. Ripetitivo, certo, ma non tutti siamo perfetti come me. Dicevo, dobbiamo andare creare i presupposti per sbloccare, ecco, la possibilità di ricevere un oggetto nel sogno numero 2 della tenuta irata che ci condurrà a un altro finale. Azza, sogno numero 2, quindi c'è un ritorno alla Ritorno di fiamma. Sì. Allora ragazzi, prima di tutto, se non avete esaurito, scusatemi, tutti i dialoghi con cura, acceso l'incensiere come sto facendo io adesso, fatelo, perché sennò non si sblocca la possibilità di origliare. Sì, intanto Curo si fa fare uno sceppo sulla mano perché ha bisogno del sangue. Ah, uno sceppetello. Fare analisi. Ti lupo. Sì, padrone. Ok, quindi dicevo, esaurire tutti i dialoghi con questo, con Guru Meditation, ecco. Guru Meditation. E poi, poi la chiacchierella QM non ce la fare. Aspetta un secondo. Ah, prima ci sediamo, qua c'è tutto. Bisogna resettare, una volta esauriti i dialoghi si resetta la zona e poi si fa un fatto bello ZZ. Ah, cioè sì? Vai dietro al paravento che sta qui nella stanza, ti metti qua dietro e origli. Perché che ti credi tu? Tutto qua dentro, eh? La fa? Perché non sa perché stai origlia. Eh no, è perché il vuole. Se ne accorge. Una volta origliato, ragazzi, importantissimo. Andate al piano di sopra, resettate questa zona, sedendovi all'opportuno. Questi due falò servono per resettare una continuazione. Signori, perché questi si devono dimenticare tutto. Una volta resettato il falò, resettate pure una buona per resettare bene. Non si può mai sapere. È scappata la ex. Parlate con Emma. Che se si aiuta un goppo intanto, una velocità senza estrema, pregere. Certo. Parlate con Emma ed esaurite anche tutti i dialoghi che lei vi propone. Cioè, tipo, fa spese, vabbè, tutte quelle che ci pane. Ok, quindi per giusto essere proprio estremamente scrupolosi, lo fate pure un'altra volta. Non mai sapete. No, perché lei vi deve dare la lettera, giustamente, vi deve dare l'indizio. Vedi, appunto, di Tom. Vabbè, questa fase iniziale è tutto una preparazione. Chiacchierare adesso, giù al primo piano, azzeramenti di falò. Lei ci dirà, guarda che se vogliamo prendere, come si può dire, spaglioccola, io mi recherò alle tombe dimenticate di questi. Lei. E quindi tu devi andarla ad incontrare lì alle tombe. Alle tombe. Il cui falò è ancora grigio, però chiaramente. Quindi dobbiamo andarlo a sbloccare. Quindi adesso per sopra, i tetti arriviamo a quel punto lì. A quel punto lì ho capito perfettamente tutta sta storia per raggiungere Emma in questo luogo. E poi non è finita. Quindi poter accendere il falò. Non è finita. Prendiamo il metano. Sì, perché ovviamente qua stanno pure diversi. Intanto qualcuno si è unito. Vabbè. Tuffiamoci. Solite stradine. I tetti, i classici tetti. Quindi tettuccio. Adesso dobbiamo un po' riaprire tutti i falò di asceta. Penso che arriveremo di nuovo a sbloccare tutte le cose che ci servono, anche perché poi ci dobbiamo ritornare, qua dobbiamo uccidere ancora di nuovo l'ogre, tutta una serie di cose. Però noi procediamo con ordine. Là c'è il tizio, c'è qualcuno. Noi ci buttiamo a capofitto. Bella salto mortale. E lo infilziamo a dovere. Come uno l'altro non ha sentito, non ha visto, benché minimo rumore. E resta là fermo, continua a guardare.
il terreno davanti. Sono ragazzi, sono ragazzi. Ecco qua il falò. Beh, ecco qua, questo è difficilissimo accendere questo. Questo falò. È il falò di cui parlavo prima. Quindi ci riposiamo, resettiamo, perché sennò non arriva, non può viaggiare se non resettiamo i falò. Una volta resettato, andiamo in questa bella cavernucola, usciamo dall'altra parte e c'è la nostra cara a pregare, Emma, a davanti pregare. A queste due tombe. Ah ragazzi, voglio ricordare a tutto l'universo che è stato possibile tutto ciò, perché chiaramente dopo il finale Shura io ho ricaricato il mio salvataggio, certo. Se no altrimenti era finito il gioco. Era finito il gioco, partita 1. Vabbè, capito. Adesso lei ci dice: io vado un attimo al tempio perché non ci ho scordato un borsellino là. Pure tu come sei disorganizzato, però Emma. E quindi tu vai al tempio. E tu vai al tempio, siamo a fare i gredini avanti e indietro, papiccia quattro falò. Esatto. Allora abbiamo ripristinato quest'altro falò, ci spostiamo, torniamo ai dintorni di Ascina, dove dovrebbe esserci qualcosa o qualcuno ad attenderci. Arrivati al tempio, un'altra origliata da dietro alla finestra. Qua funziona la origlia, ma queste sono quest. E queste, no? Te l'ho detto, è tutta la quest line che ti permette di sbloccare il sogno della tenuta irata, ammazzare poi un boss, prendere un oggetto e fare un altro finale. Ho capito, altrimenti niente tenuta irata per due. Niente. Ho capito, ma poi la tenuta irata, vabbè, non mi spoilerare nulla. Vabbè, vedremo la vita, come ci andiamo. Ci andiamo proprio in questa puntata. Ma voglio dire una cosa. No, lascia stare, perciò ti ho detto taci. Vabbè, non dico niente. Allora, una volta origliato, ragazzi, solito fatto, risettiamo la zona. Una volta resettata la zona, cani amici in fondo, andiamo qua dentro e parliamo con Emma. Con Emma. Emma ha fatto un giro enorme. Diciamo, ma tu sei qua, sì, sto qua, ma come stai, come lo stai? Insomma, chiedi conto di quanto hai sentito. Che volevi dire, che non volevo dire, non ti permettere più, perché sennò ci usciamo a pesci fedenti. Va bene, però chiedi quello che nascondo. Ma è pure tu. Un po' così, certo. D'amore c'è sempre. Ecco qua, e lei gli ha dato il sonaglio del padre. Storicamente, come ricorderete, i sonagli si usano al Bodda. Al Bodda, quindi abbiamo il secondo sonaglio. Il secondo uno ce l'ha dato lo scultore, uno ce l'ha dato Emma. Lo usiamo. Quindi c'è la possibilità, e noi direttamente tenuta irata, di nuovo, numero due. Esatto. Quindi stessa situazione. Esatto. Ti spara qualcuno. Qui c'è primo, qualcosa di importante. Esatto, c'è una piccola d'affetto. Novità: un ninjetto. Ma questo è boss? Questo è un mini boss. Un mini boss che ci dà anche un grano di rosario. E che noi dobbiamo. La cosa bella è che dobbiamo stare attenti a non farlo, a non dargli troppo spazio di manovra, perché sennò questo evoca i cani. Vabbè, ma comunque questo è il classico ninja che conosciamo più o meno. Fa le stesse mosse. È proprio quello. E sta perdendo tutta la postura, come sempre. Subito poi, in brevissimo tempo, lo blocchiamo. Poi, ricordo anche c'era un salterello in testa da fare. Niente, signori, qui che tifiamo. Comunque, voglio dire, sono un po' arrugginito perché non gioco. Meno male, direi che si è arrugginito. Pensa un po', se non lo fossi stato, che fine sta fatto? Suttato in fuoco da solo il ninja. Per la vergogna. Per la vergogna, dicevo, sta arrivando. Questi shuriken, ragazzi, quando io tiro gli shuriken è importante, perché quando quello si mette da lontano, se fa il fischio, evoca i cani, non li fate evocare, perché se, ecco, vedi, mo lo sta facendo. Non gli devi fare evocare, no, perché sennò arrivano tre cani e cominciano, poi sono problemi. Certo, che cani, c'è la multimedialità, è sempre cane pericoloso. Più padrone, eccolo qua. Se esca e noi shuriken in petto, e poi dici, no, chi sei tu, shuriken, ok, si scanata, chiamala sti cani, non è che uno shuriken ti può far cambiare idea sul chiamare o meno dei cani. Ma poi soprattutto, giustamente, quanto tempo per si scara? Poi chiama una mandricani, non un cane, due, tre, no, 10.000 cani. C'è un altro fatto da dover questo dire. Questo uno dei punti che già mi nervosisce. Già, diciamo, se senza cani, vabbè, lo voglio ammettere che. Però tu hai visto che sta arrivando qualcuno, la prima cosa, prima che quello mette me, ya cani, subito, immediati, se proprio vuoi essere difficile. A parte che i cani, Gena sta fuori la posta, esatto. Se uno fosse stato organizzato, non ninja organizzato, gli cani fuori la porta, io dentro. Nel caso è non con una abbaiatelo. Fatto importante.
che dovremo affrontare anche un altro chiattone di quelli chiatti, proprio quelli là, proprio Ubriacone. Bravo, esatto. Sì, Ubriacone versione la numero questione 3. Di ripetitività, esatto, si deve fare la terza volta il chiattone, poi chissà, lo troveremo ancora una quarta volta. Sì, certo, certo. No, te lo dico per certo. Allora, ecco qua, questo che abbiamo chiamato il primo. Abbiamo chiamato il primo chiattone che viene tra le fiamme, si incatasta. Questa è un'altra cosa insopportabile. Ma la cosa più grave è che non piglio fuoco, però. Perché non deve prendere fuoco? Solo lui a piglia fuoco. Ecco, questo è un altro discorso che vorrei fare ai miei amici programmatori. I tuoi amici follower. Vabbè, ragazzi, questo insomma l'ha gestito. Prendiamo l'ascia in questo caso. Prendiamo l'ascia e raddoppia e facciamolo dall'alto, ma nemmeno niente. Perché ma queste due botte si spezza lo scudo. Però ho spezzato lo scudo. E vedi, poi si rimane imbambolato come un deficiente. Sono veramente tanto grossi quanto inutili questi. Esatto. I scopi di faccia si è fatto fare. Poi c'è un altro tipo qua. Beh, tizio normalissimo sta sparà. Sta sparà questo, signori. 3 euro cioè, per puntare. E qua c'è sparato. Un altro manco lo schizzo di una freccia. La mazzola. Un altro con la mazzola. Che... che ci prende applausino. Ma questo è lento come la merda. Quindi figurati un po' se ci preoccupa. È da loca. Che spettacolo. Che sperpetto. Sì, sì. Adesso prende proprio la ripresa. Vedete. Vabbè, gettala bacio puzza, no? Ghettalo, ghettalo. Niente, signori, si fa ecco proprio massacrare di spadate con una mossa finale un po' spettacolare. Bene, va bene, proseguiamo. Okay. Qui c'è il falò, lo ricordiamo, sì, perché già ci siamo stati in questa tenuta. Però è un po' diverso, perché adesso la casa qui sta scassata. Sta un po' scassata, sì, potresti anche passare. Quindi... certo, sennò che facciamo, giro per torna. Hanno fatto un po' una cosa diversina, ma sì, sì, hanno aperto un varco. Allora ragazzi, qua senza che ci mettiamo a perdere tempo contro i mocciosi. Quindi noi dobbiamo andare inutile dai chiattoni, sì, dal sì chiattone, senza manco prenderci i metani. Sono metani inutili. Metani inutili, una borsetta di soldi, sì, un pugno di fuligine. Sì, esatto, proprio cosa. Questo. Vabbè. Allora andiamo un po' qua quindi dietro. Saliamo qui, questo lo facciamo di spalle perché non si è accorto di nulla pure zero. Questo, siamo passati facendo un casino con i piedi nell'acqua a mezzo a sto bordello che poi lui sta qui proprio a controllare, quindi ditemi voi. Vabbè, comunque c'è un altro forse, l'amica che non tanto si è preoccupato di te, ma dell'amica che tu dici, come mai è caduto a terra? Tiro troppo wind. Chi lo sa, forse il vento forte che li fa cascare, okay, come nelle pere secche. Questo picchiamo pure a vabbè quest'altro. Qua penso che puoi rifocillarti un po' di metano, ti casca proprio addosso, sì, ecco, casca prendiamoci proprio a fagiolo. Totti. Andiamo a vedere. Andiamo, allora, vabbè, qua ragazzi, tecnica, solita cosa, dobbiamo eliminare prima tutti i pericoli circostanti, sì, in maniera più o meno. Mi ricordo benissimo. Esatto. Qui te li fai un po' stealth, sì, tutti. Però qua c'è la novità. C'è la novità. Qual è sta novità? Che qua invece di starci i soliti ci sta il ninja. Quindi ninja più chiattone, devi stare attento. Ma sasso ninja. Eccolo qua, vedi. Ma tu te ne scappi, certo, che è finita un ninja. Là. Rimango là. Qualche buffetto, ti stanno un po' avvelenando, ma qua basta scappare un attimo. Sì, infatti sta... adesso cerchiamo. Buonanotte. Cerchiamo di far resettare un attimo tutta la questione. Perché il questo ninja pare abbastanza convinto. Attenzione, c'è una gara, di una corsa campestre. Vediamo chi vince, vediamo sono chi arrivato vince, prima. Ci nascondiamo. Che diventa poi un nascondino, sì, questa corsa. Prendiamoci un attimo una peschetta, giusto per... beviamo una peschetta. Allora ragazzi, cerchiamo un ninja di procedere con ordine. Ninja è andato via. Sono andati tutti via. Successe niente ragazzi, non vi preoccupate. Oh, eccolo c'è un qua, ninja che non ti vede. Aspetta, forse riesco a prenderlo alle spalle. Sì, ma sì, chiaro. Riesco che lo a prenderlo alle spalle. Se vado da qua attorno. Oh, mi ha sgamato. Mi ha sgamato, bene. Vabbè, ma noi andiamo dietro. Allora, se muore qua dietro. Ma lui sembra proprio insensibile agli stimoli esterni. Sì, 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 abbastanza. Ah, eccolo qua. Mi sa prima. Ma guarda che fa. Poi mette la retromarcia. Ma io da qua sotto, no, me lo mi sgama. Allora, però pure tu ci giochi. Boh, ma è talmente ti fai proprio innervosì. È buono, te la meriti una bella che tarata. Non lo so, una spadata, una scioricazzata. Sì, un piccolo scioricas. Vabbè. Questo è il posto sicuro, signore. Un'altra cosa che non condivido assolutamente, cioè? Il fatto che si riesca ad andare, si possa, il gioco ti dia la possibilità di andare dietro questo vicoletto e chi si fermano con miri imbambiti a guardarti. Tu vabbè, allora andiamo dal casino, andiamo dall'altro lato, vediamo un po' di separarli, di fare qualcosa, perché se no qua
sì. Insomma, ci passiamo tutta la giornata e manco. Vabbè, prendiamoci un po' di metano intanto, sì, che loro ritornano, perché questi, beh, certo, manco il metano ci prendiamo, ma li attendiamo, signori. Vorremmo dare qualche colpo stealth. Invece lo vogliamo proprio, no, non ci conviene. Non ci conviene, me, perché stavo quello dietro, hai capito? Perché non sennò abbiamo da solo proprio le capacità pure per farlo. Guardate com'è, guardate quanto è subdolo, guardate che voi mi dite che no, quindi io devo fare la cosa in me, psicologia inversa, certo, e farmi con, ma invece lo prendi in colo, stiamo perché faccio mettere anche a diretta mezza giornata, scusate ragazzi, mezza giornata qua dietro per vedere questi che cosa vogliono fare. Puoi lamentarti se il video viene di 80 menoti però. Eccolo lì. Allora, questi che stanno. La musica c'è sempre, signori. C'è sempre, questi sì, non sembrano un confetto, proprio un confetto, essersi tranquillizzati. Un confetto. Ah, non lo posso prendere perché sono in combat. Sono in combat. Perché loro sono allertati. Certo. Quindi, questa è un'altra cosa che non sapevo. Carina, vedi? Non puoi prendere il confetto quando sei in stato di allerta. Non ti puoi prendere la mano con tutte le dita. E non ti puoi prendere la mano con tutte le dita. Allora, chi amici, si stanno ancora a cercare qualcosa? Ma si sono incastrati, si sono dietro incastrati, secondo me si sono buggati, perché la ma musica dai, insiste. Secondo me si deve allontanare un po'. Mo questo facciamo un bel po'. Adesso altrimenti quelli passano tutto il pomeriggio incastrati a capirsi, a capire chi è, a rostare e perché. Ecco, oh, mo fa passare la musica, se ne andato avanti. No, ma lì vado tu. Ma qui non c'è il tizio. Ah, lì si è andato, quindi confetto, confetto, no, subito. Dico, il tizio qui c'è. No, no, vabbè, è quello perciò è più difficile, no? È un po' un tizio è andato ninja, mo. Ecco qua. Ho capito, va bene, signori. Noi prendiamoci un confetto dell'invisibilità, dell'invisibilità, per cercare di separare i due e prenderne almeno uno stealth e con il jutsu del burattinaio cercare di movimentare un po' la situazione a nostro vantaggio. Vabbè, loro ci mettiamo tornando dietro il poggetto. Beh, un posto proprio carino. Però sono anche invisibile col confetto. Certo, no? Quindi è come se fosse una roccia immensa questo, esatto, stupulicchio. Esatto. Ok, allora signori, noi dicesi stupulicchio una qualsiasi protuberanza che esce dal suolo. Va bene. Ecco qua. Arrivano, si questa in è posizione. Uno si ferma. Uno si qua mette di spalle però. No, eccolo, no, ok, allora vabbè, possiamo andare. Messi proprio in posizione. Vediamo di non farci sgamare. Oh, questo si allerta. Fermiamoci un po'. Un po' bravo però che si allerta. Attenzione, attenzione. Invece niente. Va bene, ok, confetto perfetto. Ecco, fatto questo, signore. Ecco qua, giuzzo di non resta altro che fare questo piccolo. Pigliatevi ammazzate, prego. Che già inizia a bere perché. Pigliatevi ammazzate. Ma rovino tu qua, devi andare là, no? A domenica, quello. Burattinaio. Il domenica, e viene bello, a fa tra l'altro questa cosa, sì, una delle prime volte che però kill enorme, non funziona da tre quarti, dai, forza, pigliatevi a ammazzare. Vabbè, lui gli toglierà quel po' di energia, vabbè, è un, sempre buono, sempre è una mano da bar, pure tu potresti approfittare, sì, però questo è una però spada abbastanza, sei una sciamarra di riflesso di contorno di vediamo, cioè, vedi, eccola vedi, qua la sciamarra di riflesso, ritorno, il cavallo di ritorno, ragazzi. Non conviene, però l'ha avvelenato, buono l'ha avvelenato, però e quindi un paio, pure noi. Un paio pure guarda che mi ha fatto, guarda là, guarda vabbè, là che cretinata. Signori, applauso. Saltiamo, ci giriamo intorno, facciamo tutta una serie di cose. Ma tranne proprio che ti fare. Può scapparci un applausino sicuramente quando succedono queste spadate, vi ripeto, distratte, che prendiamo distrattamente, perché in fondo lo conosciamo e perché conosciamo benissimo i tempi di attacco e i tempi in cui dobbiamo stare lontanissimi da questo individuo. Siamo ancora qui al centro della, okay, primo pallino dell'arena, andato, primo pallino che se ne va, primo l'ubriacone purtroppo man mano se ne andrà, signori, ci lascerà ancora una volta, ah, questo campo non libero, fare un paio di volte questo non le castagnole sembrano ogni tanto non due, consecutive, ecco, non le prende, non due consecutive, no. Ma manca tre forse, cioè devi avere un margine di tempo abbastanza ampio tra l'una e l'altra. Sta bevendo, potresti colpirlo. Sì, però non mi vorrei far avvelenare, sai, perché comunque certo non è una cosa buona e giusta. Quando beve perde un casino di tempo, sì, comunque. È un buon momento proprio per dargli un paio di spadacciate. Secondo me. Ok. Allora, vabbè, se si calma un secondo, attenzione, ragazzi. Attenzione, signore, alziamo sempre le mani perché sarebbe una bella soddisfazione perdere almeno una vita, un pallino.
contro l'ubriacone sarebbe molesto, una piccola soddisfazione. Ma purtroppo, signori, sappiamo benissimo che questa cosa difficilmente accadrà. Per cui siamo qui a goderci lo spettacolo. Via. Gli attacchi del nostro occhiattone ubriacone, che con queste manate in petto. Però te le tira le saccagne, certo, non è che non fa niente se ti prende. Chiaro, ti leva mezza energia a botta. Porca, siamo sempre lì, d'arte. È chiaro, via, che se ti prendono questi ti fanno male. Ecco, questo è il momento per attaccare. Ma se stavo a terra, ascolta. Sekiro, Sekiro, con la spada in mano tu sei plastico. Sekiro, Sekiro, gestisci tutto il karate. Sekiro, Sekiro, con la spada in mano sei romantico. Sekiro, Sekiro. Ce la giochiamo tutta questa gara senza bere. Mi spara queste spadate veramente nel vuoto, signori. E si canta anche lui il rosario. Il suo, ecco, finale qua, è arrivato. Ok, abbiamo debellato questa minaccia. Perfetto. Vabbè. Ora dobbiamo dirigerci all'interno della tenuta irata, appunto, dove ci attenderà un bellissimo scontro a Meci. Chi c'era? C'è Treccia di Mozzarella 2. Treccia di Mozzarella numero 2. Hai capito? Di spoiler proprio. Perché il castano non è che arriva fra 6 mesi. C'era la vecchietta prima. Oh, no, quale vecchietta? Prima, è diverso. È diverso. Allora cangeva sto chiattone, è diverso. Scusa, ma c'era chiattone più ninja, però, non chiattone più seguace. Oh, che cambiamento. Vabbè. Allora finite che sei proprio. Chi se che so? Questo è uno di quelli là che fa la lancia. Attenzione, ragazzi. Vabbè, questi sono 2-3 qua dentro. Pure l'altra volta c'erano. Forse sono cambiati pure questi. Noi li abbaffiamo sempre di castagnole, signori. Facciamo un uso costante. Però non me la devi colpire, perché ho anche dal tizio normale. Attenzione, non ragazzi. La contromossa, signori, il tipo semplice che ci abbatte. Contro un massacroso qualunque, uno qualunque, da solo perché noi ci siamo incrippati nel pararlo con la contromossa sadicassi che abbiamo preso tutti. Questo qua, complimenti ragazzi, complimenti davvero. Io sono lì dentro, potevo stare al posto del ninja, accanto all'ubriacone anziché quel ninja inutile. Vabbè, andiamo avanti. Allora, ma qua, se non mi ricordo poi male, ci dovrebbe stare. Ci dovrebbe stare, vedi, quello d'arte qualcun altro che... qualcun altro a maccheare. Eccolo qua. Questo poi, tu lo possiamo anche lui no. Questo è sempre magico. Qua c'è anche abbastanza metano da dover raccogliere. Prendiamolo intanto che decidiamo il da farsi. Prendiamo questo po' di metano. E qui... Ecco il metano, è una nuova energia naturale. Il metano guarda al futuro. Lo appecciamo e qui, signori, c'è Treccia di cavallo. Sì, c'è Treccia di riflesso. Allora, io adesso sto pensando... Quindi adesso che sei nato tuo padre? Sì. E da lui dobbiamo ricevere l'oggetto che poi ci condurrà a, diciamo, la possibilità, ci darà la possibilità di sbloccare l'altro finale. Però io stavo pensando una cosa. Sì. Vado un attimo, ragazzi, perdonatemi, a sistemare, cioè ad upgradare gli oggetti prostetici, perché è un po' che non lo facciamo. E questa quindi cosa si ritorna fatta all'altare. Sì. Giusto un attimo, arrivo un attimo dall'artigiano. Okay, aspettiamo. Arrivo a fare un attimo un servizio all'artigiano. Vabbè, andiamo un attimo dal nostro artigiano della fantasia. Eccoci qua. E facciamoci upgradare il nostro braccio prostetico. Sì. Qui c'è anche Emma. Sì. Un saluto anche per lei. Allora, caro artigiano, ho un po' di lavoro per te. Per cortesia, prendi il flex. Potenzia un po'. Potenziaci un po', tipo le castagnole. Ma io direi anche gli shuriken. Ma dove stanno gli shuriken? Scusa. Gli shuriken. Devo sbloccare proprio. Devi sbloccare. Sì. Potenzio la lancia a molla. Potenzio gli shuriken. E un'altra botta di lancia. Non puoi più potenziare. Vabbè, ok. Abbiamo fatto un po'. Però lo shuriken è importante. Perché, specialmente contro questo qua, se le cose dovessero mettere, diciamo, in un certo modo, lo shuriken ti può tornare. Lo shuriken ti può dare sempre. Ti può tornare sempre utile. Piccolissimo vantaggio. Sì. Benissimo, ragazzi. Torniamo quindi alla tenuta irata. Andiamo alla tenuta irata. Dove sta la tenuta irata?
per la seconda volta, signori. Ma dove sta il fatto? Camera delle udienze? Solo... No, salone principale è il fuoco. No, salone principale. Qua è proprio un'altra cosa. Un'altra cosa, è qua. E quindi pensa che là è. Sì, sì, camera delle udienze, cioè sì. Proprio netta la cosa. Però mi sto flashando perché mi sembrava quella là del primo. No, la seconda è rossa, scusa. Qua sai che sono un po' confuso, però andiamo là. Ma non ti preoccupare. Eccoci qua, vabbè, a posto, va bene. Allora ragazzi, dai, siamo pronti per lo scontro. Vediamo un pochettino come sì. Si mette la questione, che questo non è semplice, chiaro. Non è semplice, signori, questo qua. Molto più attivo, ma non ci ha tolto ancora un cazzo. Anche lui fa le castagnole, è molto più attivo. Intanto chi perde per prima l'energia è proprio lui. Anche se è molto attivo, anche noi lo siamo. Via. Okay. Attivi perché pariamo tutto e continuiamo a sottrargli energia, signori. Il boss difficile, anche lui ci toglie una intecchia di energia. Stiamo a vedere comunque che il match sembra essere alquanto tecnico come l'altra volta sul tetto dei desideri, sul terrazzo. Aia, avevo visto, capito contro, che ti fa? Sì, aia, ho becca, capito che mi fa. Ti toglie l'energia, signori, dovremmo bere. Attenzione. Ma non possiamo sempre così. Non possiamo sempre così. Adesso vabbè, sì. Beviamo con calma. Tanto ti attacca, Tarta, tu pari tutto. Guarda, via. Non c'è poco da fare. Lui lancia castagnole a così, vuoto. Nel domani. No, altro lato. Ci prende un pochettino. Allora, mi devo distrarre. Bisogna dirlo che quando lui ti becca, l'energia se ne va, ovviamente. Certo. È chiaro, perché è un pecorone rispetto a te. L'abbiamo già fatta questa analisi nella scorsa puntata. Per cui adesso siamo solo a vedere se tu riesci a parare veramente i suoi colpi, oppure qualcuno che al tuo fianco può distrarti a tal punto da farti prendere un pancia marrata come in questo momento. Mannaggia la fottesca. Via. Questo comunque ti somiglia molto, fa molte cose come te. Sì, fa castagnole, castagnole che tu proprio ti sei affezionato a castagnole, certo. Più di qualsiasi altra arma prostetica, proprio ti fa appariare la perché la castagnola fa floscia un po', capito? Burdella castagnola, che ne siamo un po' terroni, certo. Facciamo casino a Capodanno, ma spariamo via fuori. Io no. Via. Ok. Quando fa questo è importante, ragazzi, andare contro la castagnola, sì. Perché così gli potete arrivare alle spalle e dargli un paio di colpi, se no vi può anche il salto. Allora ragazzi, ok, questo dovrebbe fare quest'altro di attacchi. Lui in realtà la castagnola la usa solo per distrarti. Per distrarti. Però si ti acchiappa la castagnola, muori. Cioè crestaloni lucidi, botti che tu non lo vedi più, e lui ne approfitta poi per Mikiri. Farti un attacco, okay. Mikiri non si supporta, perché Mikiri veramente pari sempre proprio quando vedi? Lui fa la fondo. Ho sbagliato, sì. Però vabbè, non mi ha colpito e quindi gli do un paio di colpi. Perfetto. Questa sorta di saltello in avanti. Sì. Aspettarlo, pure lui fa il saltello indietro, signori. Il scontro, ripetiamo, tecnico. Quindi siamo Mikiri? A vedere. Mikiri, ce le chiamiamo. Io le mosse, certo che so. Prima di farlo. So. Questo fa castagnolo e via destra. La preparazione. Non ti ha colpito una castagnolo. Una castagnola. Abbiamo perso qualche fiaschetta all'inizio, ma secondo me hai preso mano. Quello poi giocando viene l'appetito, viene mangiando, sì. Capito? Venito via mangiando e si qua, vede i suoi attacchi un poco inutili e... qua mi ha beccato, ma le castagnole ti tolgono pure energia, certo, che sono potenziate le sue. Mikiri fratome Mikiri. Quanto sei amaro, via da qui, perfetto, castagnola. Benissimo ragazzi, sta andando benino Mikiri. Ancora castagnola, che cazzo stai dicendo? Si nervosisce troppa ambressione, ma boffe castagnola, mamma fa capì che la prima cosa è l'educazione. Se chi non con la spada in mano se ne va, non ha paura di nessuno, mai ne avrà. Era
io te lo ricordo il tizio sì, con pappagallo era di infatti, ma che cos'è un pappagallo? Era un gufo, un gufo di luce, giustamente è un gufo, è per distrarti. Che fa su gufo? Ti distrae e ti poi distrae. Però lo fa anche diventare invulnerabile, sparisce e se lui ti ricompare in testa è una mazzata e ti fa male. Non ti fa danno. No, come no? Il gufo no, il gufo no, lui no, ti distrai solo, li mette l'ansia. Intanto ho sbagliato un amichino, mi si fa parlare troppo. Sì, vabbè, parla, apriti col prossimo. Apriti te stesso. E vabbè, signori, ecco qua, questa è la mossa del gufo, diventa di fuoco, tu lo salti, poi lui fa michini e tu glielo counterizzi, però ho sbagliato, però l'hai scansata abbastanza. L'ho scansata, ma la dovevo counterare perché là ci sono due colpi da dare. Sennò vabbè, pari questi altri due, non ti preoccupare. Per ora, signori, niente postura, niente di niente, dobbiamo iniziare qua, un po' a scartinare diventa più difficile che è invulnerabile, poi lui ti ricompare sparisce, le spalle sparisce. Potrebbe darti qualche colpettino. Ecco se non qua, ti un colpettino ce l'hai dato tu intanto. Certo. Il gufo è bellissimo, questo Papa Waller in effetti, però non fa un cazzo, tranne che ogni tanto fa sparire lui. Sì. Ecco qua, questo butta le castagnole, pure perde quel secondo. Ok, fuoco. Farsi colpire fuoco, saltiamo. Michiri. Ecco qua. Tutto a posto, allora, ragazzi, tutto sotto controllo. Intanto è entrato un elicottero in studio, signori. Ma da dove è uscito? Non lo so. C'è una mosca, ragazzi, questo mi potrebbe distrarre questa cosa perché mi fa un po' schifo. Vai, vieni qua. Merda. Vieni qua, mosca. Oh, attenzione. Vabbè, signori, ma che dobbiamo dire, signore? Io ora questo vorrei capire. Tenimma su Papa Waller che vola. Ma quello è fatto apposta che ti dà fastidio. Infatti, ma non è che te l'avevo tutto su fastidio, tranne quando lo fa sparire ogni tanto. Ma gira su, Luchist. Ecco qua, l'ha fatto sparire. Mo lui riappare da qualche altra Eccolo parte. Eccolo qua dove riappare. Papa Waller vola sempre. E il match è lungo, signori, ma salto del fuoco poco Michiri, complicato perfetto, secondo me, ma non per preciso il fatto proprio che ragazzi, il gufo non sia forte, il fatto che Tarta lo conosce benissimo, quindi per questo dico che mi sembra poco complicata questa faccenda. Fiamme, okay. Signori, in più Michiri ormai è una filastrocca questa. Poco fiamme più Michiri. Allora, giustamente perché mi fa lo stesso attacco. Gofo comunque se ci fai caso, sbagliato, bella l'applauso. Se ci fai caso, comunque pure lui si ferma un attimo a riflettere. Sì. Perché inizia ad avere uno strano sentore riguardo il fatto che c'è qualcosa che non va. Che mazzata! In questo Sekiro! Fosse fuoco, fiamme, Michiri. Però non spariamo questa volta. Boh, lo facciamo un applauso perché siamo alla mancata. Ha fatto la finta di corpo. Michiri. Finta di corpo. Sì. Finta di corpo e castagnolo in faccia. Castagnolo, è il cazzo. Buono. Attenzione. Stai parando bene? Stai giocando bene? Ci complimentiamo con te, Tarta. Hai imparato molto bene questo Sekiro. E purtroppo ci hai dato poche soddisfazioni per quanto riguarda lo so ragazzi, che devo fare? Cioè in queste puntate, signori, non abbiamo, se ci fate caso, utilizzato la nostra scelta della morte. Mi ha beccato, però ho controvenzato. È controvenzato, è controscaglionato. Sì, Castagnola, via. Ok, vedi, è tutta una questione di sapere. È una questione di feeling, Tarta. Sì, questione di feeling proprio. Chris sta un poco più aggressivo, però. Sta un po' più aggressivo. Buon applauso, signori. Attenzione. Forse un po' di difetto. Attenzione, signori. Un po' di difetto. Perché le fialette sono scese. Sono scese a 3. Non sappiamo ancora quante pillole abbiamo nell'inventario. Zero pillole. Per cui applauso. E godiamoci queste ultime fasi del match. Perdiamo, sono vivo ragazzi, come? Genifudifo proprio, per come si sente. Bevi un attimo per piacere. È una cosa incredibile. Sempre per quello sputo di energia. Ma quello è... Non ci sta niente da fare. È tutto calcolato. Madonna mia, allora calma. Prendiamo l'ultima fiaschetta però intanto. Io
via da qui. Attenzione, ragazzi. Non vorrei darti la soddisfazione di uccidermi. Ma la guarda che fammi una l'ultima fiaschetta è complicata pure. Se mi attacca costantemente, velocemente, ancora bene così, vieni pure tu Pappa Waller, fai qualcosa, distrai tutti. Dove sta? Delle castagnole lanciate non si sa da chi, da lui sicuramente, dal nostro gufo che ancora che sta castagnola l'abbiamo troppo capito, perché lui la lancia in un'altra, da un'altra parte proprio, c'è poco da fare. Pure questi shurikats, il Pappa Waller che vola, signori, e non ci resta che attendere in fondo la morte di questo gufo. Ma perché la sbaglio? Buono questo fiore, abbiamo ancora un po' di speranza, perché questo c'ha ancora un po' di postura e dell'energia. Per cui Tarta deve stare molto molto attento, sì, certo. Perché ha finito tutte le sue risorse. Ormai tiriamo un po' di shuriken, tiriamo un po' di shuriken. Che fa? Guardate cosa fa. Nigiri. Ma perché la sbaglio? Buono, signori, applauso per gli errori consecutivi di utilizzo di Nigiri. Vabbè, però gli errori consecutivi, cioè, dobbiamo stare attenti, Nigiri. Buona questa volta, buona questa volta. Vabbè, questo è arrivato il suo fine, si mi sa. Ci dobbiamo stare sempre attenti, ragazzi. Anche questo. Guarda là, manca veramente. Guarda là, riso. Ovviamente, mo ci teniamo. Un'ora e mezza. A salire questa barra. Schiva. Però vabbè, non ce n'è stato nemmeno bisogno, ragazzi. Cioè, è giusto per scrupolo che l'ho preso. Bene, ragazzi, senza nemmeno una morte. Mi dispiace per il pubblico pagante. Ma guarda, ma sono costernato. E comunque. Ragazzi, io voglio dire una cosa: abbiamo ucciso lo scino, quindi fammi dire questa. Sì. Innanzitutto, grazie, ragazzi, perché sia per quanto riguarda gli iscritti che stanno continuando ad arrivare, caro Ences. Soprattutto per la partecipazione al sondaggio. Sì. Sondaggio, fatto un sondaggio. È quella situazione dell'identità. Che tra l'altro non è, voglio dire, sta piacendo, quindi mi farebbe piacere portare anche questo contenuto. E si sono espressi tutti i nostri amici chiedendo a gran voce Death Note. E il che mi porta a pensare che noi faremo proprio quello, ok? Perfetto. Facciamo proprio quello, va bene? Certamente. Intanto qui abbiamo. Voglio solo concludere un secondo dicendo, ragazzi, quella cosa non è che toglie spazio ai gameplay. Gameplay faremo sempre. È una cosa in più. Va bene? Quindi andate tranquilli, non vi preoccupate. Detto questo, vi salutiamo e ci diamo appuntamento al più presto con un'altra puntata di Sekiro. Un saluto da Incivile Urbano. E un grande abbraccio da Tarta 4.